Raptor 4x4, produzione e vendita accessori per fuoristrada. Più di 3.000 articoli subito disponibili, ordini telefonici e online, spedizione in tutta Italia con pagamento alla consegna. T-Rex, All Makes, Terrafirma, Marlow Ropes, KBX, www.raptor4x4.it. Traction 4x4, azienda leader nella vendita di prodotti di alta gamma per fuoristrada. Sul sito www.traction4x4.it troverai un catalogo completo di prodotti, novità e tante offerte. Acquista direttamente online e ricevi comodamente a casa tua i migliori prodotti per il tuo 4x4. TopGear.it, progettazione, produzione e vendita di tutti gli accessori per il tuo fuoristrada. Migliaia di prodotti disponibili immediatamente a magazzino, progettati e personalizzati da chi il fuoristrada lo pratica da sempre. Acquisti semplici, veloci, con pochi click, senza obbligo di iscrizione. Visita il sito www.topgear.it. Beach, Jesolo, giornata stupenda, insomma c'è veramente tantissima gente, tantissimo pubblico, però adesso vi mettiamo delle clip, quindi andate a vedere le clip perché sono veramente belle, sono proprio fantastiche, solo per voi, a tra poco, sempre per Offroad TV. Daytona Beach, dietro le mie spalle vedete delle Jeep fantastiche, insomma oggi giornata all'insegna di divertimento, ci sono tantissimi che hanno i bambini poi a fianco, moltissimi giovani e anche, logicamente anche le donne, quindi non è uno sport solo maschile, è uno sport anche femminile, anzi molte donne amano questi sport, poi è bello, insomma con la sabbia ci sa che non si fa male, è come un po' quando si andava bambina a giocare con i castelli di carta, solo che qui insomma si gioca con le Jeep. I quad cosa fanno? Fa sempre casino, guardi, fa sempre casino, saluta su. Quello stava salutando la mamma, non vi siete accorti, ma mi ha detto, perché ho sentito proprio dal casco, fa saluto tanto la mamma, sapete, ogni tanto anche loro, insomma, anche l'uomo, quello proprio tosto, alla fine saluta sempre la mamma. Adesso invece sta arrivando la famiglia tranquilla, con la Jeep, tranquilli, guardate, tranquilli, ecco, si fa l'aperitivo in Jeep, e sta arrivando un altro con calma, guarda. È bello perché è tutto diverso, ognuno ha il suo stile, no? Lui c'ha il figlio, tranquillo, sta facendo la scampagnata domenicale, mentre quello dietro invece corre come l'assassino. È un po' così, è il gioco. Quindi Daytona Beach è anche questo. Allora, facciamo intervista al volo. Allora, come sta andando? Grande, non ci siamo ancora impiantati, non abbiamo blocchi. Intrattenimento incredibile. Allora, vi traduco perché ovviamente vi traduco. Allora, sta dicendo che è molto contento, che adesso vuole accelerare, per questo ha fatto l'intervista. A tra poco, sempre qui, Daytona Beach. E poi me ne dite se sono normali, ditemelo. La Allegra Famiglia Domenicale 1-2-3, ragazzi, allora intanto come sta andando? Bene, benissimo direi. Ti sei divertito? Sì. Ti sei divertito? Sì. Ah sì, allora adesso un altro giro ancora, perché qua essendo che c'è sempre un altro giro. Certo, non c'è mai credo. La mamma dietro dice sì, vabbè, forse. Non c'è mai fine, per il bimbo non c'è. Per il bimbo non c'è mai fine, vediamo, e per la mamma c'è fine? Sì. L'ultimo giro. Buon divertimento ragazzi, ciao! Ragazzi, due battute. Dai, due battute. Intanto come sta andando? Molto bene, grazie. Arrivate da? Da Vicenza. E quindi sono venuti da Vicenza per divertirsi. Allora, divertirsi, logicamente cercare tutto possibile. Fate cambio o solo uno che guida? Sempre avanti e dietro, ogni tanto lui, ogni tanto me, cioè. E soprattutto usando la testa. Esatto. Bravi, quindi allora, questo è il primo vostro Daytona Beach? No, il secondo.
Secondo, quindi consigliate a qualche amico che insomma ha la passione di queste Jeep di fare... Sì, consigliamo tutti perché è veramente fantastico. Beh ragazzi, pronti? 3, 2, 1, vai! Come è andata? Bene, 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 è andata bene. Divertimento? Ottimo. Quindi Daytona Beach sempre, al 300%. Perfetto, sempre. Ogni anno immancabile. Ok, 3, 2, 1, vai! Allora ragazzi, come sta andando? Benissimo, da Dio. Ah, non ti ha fatto guidare, no? No, vabbè, no, deve guidare lui, scusa. Vabbè, cioè, facciamo così, allora, alla fine parcheggi tu. Ah, ok, va bene. Anzi, paghi la benzina. La benzina ci sta, dai. La benzina ci sta. Allora, primo vostro Daytona? No. La prima volta? Per me sì, vabbè, no. Per me è il secondo, terzo anno che vengo. Secondo, terzo anno che viene? Vabbè, non voglio andare oltre. Intanto ragazzi, buona continuazione, arrivate da? Montebelluna. Montebelluna, vai! Insomma, state vedendo dei servizi fantastici, pazzeschi, Daytona, insomma adesso scopriremo altre persone, abbiamo scoperto la famiglia, abbiamo scoperto persone innamorate di questo sport e semplicemente curiosi, insomma, che vengono a vedere, infatti adesso li faremo alzare le mani, quindi rimanete con noi, sempre qui, sempre Daytona Beach, Jesolo! Allora, Daytona Beach, Jesolo! Allora, abbiamo un amico, Elia! Elia, raccontaci un po' la tua esperienza qui, insomma, oggi questa giornata pazzesca, adesso facciamo freestyle, aerei, droni, c'è tutto di più. Qua è bellissimo veramente, gente, è il primo anno che vengo qua, so che è da 10 anni giusto che fanno questa cosa. Daytona Beach, oggi è una bellissima giornata e sono venuto qua con dei miei amici, ho appena finito lo stage in fioreria e domani si torna a scuola. Maturità, quinto anno. Quindi alla fine, vedete, cioè si studia, si lavora, ci si diverte e poi la domenica ci si sfoga. Bisogna divertirsi la domenica, gente. Da Elia e Igor, insomma, intanto ragazzi, Daytona Beach, Jesolo. Dai, saluta. Ciao, ciao a tutti. Mi raccomando, venite il prossimo anno. Offroad TV, allora intanto, come sta andando, se ti piace Jesolo e poi insomma, un po' di pazzia ma anche di grande fantasia. Allora, Jesolo mi piace tantissimo, anche qui Daytona Beach 2016 c'è un casino di gente come sempre, purtroppo il vento è un po' un problema per noi per saltare con le moto, però abbiamo provato a fare di tutto per fare questo show e speriamo che dopo per l'ultimo evento non ci sia più vento e riusciamo a fare un altro. La domanda insomma anche per i giovani, per chi vuole avvicinarsi a questo sport, a chi vuole avvicinarsi insomma a far capire che sì ci sono evoluzioni ma ci vuole veramente tanta costanza, impegno e veramente tanta testa, anche la pazzia ma grande testa. No, allora prima di tutto la pazzia ci vuole ma non sempre, non è che aiuta, anzi quando hai un po' più paura la paura ti aiuta. Però per avvicinarsi a questo sport devi praticarlo, adesso devi praticarlo al 100%, quindi non è una cosa come vedi qua noi che facciamo adesso perché sembra tutto facile. Sotto ci sono un casino di allenamenti e una base, devi avere una base buona di motocross, quindi se vuoi avvicinarti, noi abbiamo anche la prima scuola di freestyle nel mio parco a Rosà. Quindi chi vuole avvicinarsi basta che vada dentro al mio sito, c'è cioè Ride Off Park situato a Sant'Anna di Rosà e da lì ci sono i primi proci con le rampe, dalla rampa più vicino a quella più lontano e poi arrivi a questi livelli qua e ci vuole tanta passione comunque. Passione, amore e ragazzi fantasia. Intanto grazie mille, buon proseguimento, veramente bellissimo vedere anche i bambini che vengono vicino perché vuol dire che hai emozionato anche loro. Grazie a voi e al prossimo anno, ciao! Grazie mille, allora rimanete sempre con noi, sempre fermi lì e intanto tra poco Daytona Beach Jesolo è qui. Insomma allora, Jesolo, Daytona Beach, quello che ti è piaciuto è quello che ti dà la carica quando fai le evoluzioni. Vedo dopo, grazie a tutti. Daytona Beach è veramente una cosa stupenda, bellissima, una bellissima organizzazione, una bella pista di motocross, una bella pista per tutti i quad, i monster jam e tutto quello che c'è qua.
e grandissimi piloti di freestyler. Mamma mia. Ragazzi, insomma, avete capito, qua c'è il gran caos. Intanto gustatevi Daytona Beach. Jesolo. Non è Jesolo Daytona Beach senza di te. Insomma, tu ormai sei una colonna portante. Sì, grazie. Qua dentro sì. Sono sto piazzale qua. Beh, però senza di te sarebbe veramente, guarda, c'è anche il vigile. C'è il vigile che... Tu fai un vigile? No, non faccio il vigile. E me dà la multa, se no. Mi sa che gli danno la multa. Allora, dai, fai un saluto a Frode, ragazzi, il prossimo anno vi voglio vedere ancora di più nel 2017. Vi aspettiamo numerosi nel 2017, ci saranno altri spettacoli più belli di questi, compreso questi, altri spettacoli ancora meglio. Ragazzi, lo spettacolo saremo anche noi, anche noi. Non è, allora, Daytona Beach è anche DJ Topo, insomma, prima ti abbiamo ringraziato già con Luciano, adesso in questo momento, allora, com'è questo evento per te e come mettere musica, insomma, per questo evento pazzesco? Beh, un'emozione grandissima perché c'è tanta gente, tanti amici, comunque è sempre bello vedere la gente che si diverte e soprattutto chi fa spettacolo ricevere certe emozioni, perciò è un evento bellissimo e ringrazio anche Lucky Luciano, che è un amico che mi nomina sempre, e comunque la sua presenza è giusta su questo evento perché si sta esprimendo in maniera abbastanza, penso, esattissima, ecco, come comunque un bel evento da non mancare, insomma, da, proprio da essersi, da essersi. Ragazzi, insomma, dai, DJ Topo, fai un saluto a modo tuo. Un saluto a modo tuo, vai. Un saluto a modo mio. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Siete forti, dai. Ragazzi, Jesolo. Vabbè, te non te lo faccio. Faccio lui. Allora, come sta andando il tuo Daytona? Bene, bene. Tranquillo? Sì. A 18 anni ti voglio vedere qua con la macchina del babbo e fai di tutto e di più. La mia macchina. Ah, con la tua maga, scusa, con la tua maga. Cosa c'è? C'è pure un cane, cioè, c'è la famiglia, cani, c'è di tutto qui dentro. Sì, sì. Siamo a posto, manca il gatto e poi siamo a completo. Cioè, qui non è il mulino bianco, e poi c'è il mulino bianco. Cioè, la famiglia completa, due famiglie complete, ragazzi. Manca la gatta. Sì, e manca il suo fratello di sta famiglia, l'altra. Il suo fratello si è scappato, ha capito l'andazzo, ha detto forse forse vi lascio voi. Ragazzi, dai, fate un saluto in TV, pronti? 3, 2, 1. Daytona Beach, altre facce, altro giro, altra corsa, ragazzi, il vostro primo, secondo, terzo, quarto, 27. Primo. Piace, ti diverti, vorresti rifarlo ancora? Piace molto e vorrei rifarlo tutti gli anni. Si può come i bambini che quando finisce una cosa dice no, ma ancora, ancora. È come essere con il Pepe Ergo, solo più grandi. Vabbè, a te non te lo chiedo nemmeno. Ti sei divertito? Sì. Ecco, lui si è divertito. Logicamente chi guida è lui, chi paga sono loro. Bravo. Beh, così che deve essere, o no? Io ho sempre detto, conveniva questa sera, ieri, quando ti ha detto la ragazza di restare a casa e andare a cena, ti costava di meno. Ecco perché non ho una ragazza. Allora ragazzi, primo vostro Daytona? Sì, è il nostro primo Daytona. Ah, vi piace, vi siete divertiti, siete tranquilli, lo consigliate? Sicuramente per l'anno prossimo. Insomma, siete tutta la famigliola, tutti impazziti per poi andare sulla sabbia e cercare di tutto con la Jeep, le evoluzioni. Bisogna divertirsi in qualche maniera. E questo è un bel divertimento. Come si dice, una domenica in famiglia? Perfetta, dovrebbero essere tutte così. Ragazzi, buon divertimento e buon Daytona Beach. Grazie a voi. Ciao belli, ciao! Daytona Beach non ha paura, tranquilli, non ha preso paura, forse ha visto me, no, secondo me ha visto lei, allora si è preso paura. Allora, ragazzi, prima volta? Prima volta, sì. Prima come sta andando? Bellissimo, bellissimo. Sono bravi, bella pista, divertimento della sabbia è una cosa unica. Beh, ci senti un po' un bambino, come andare a scavare? Esatto, proprio come un bambino si diventa. Cioè, bambino però è portato la famiglia, adesso fammi capire, adesso tua moglie, cioè conoscenziente, che chi c'è dietro? C'è tuo fratello? Mio fratello e i suoi figli. Ah, avete fatto quelle cose, insomma, domenica liberi. Ho capito, avete capito. Allora lui si è preso la domenica. Beh, però vedi, domenica col papà. Esatto, esatto. Ci siamo fatti una bella giornata, ci siamo divertiti. Questa sera arrivano a casa, avete capito? Questo è un nuovo trucco per portarli a casa, poi metterli sul divano e dormono. Questo gli devi chiedere al papà. Prova a chiederlo se è contento. È contento?
Bene, il secondo papà è contentissimo, dice va bene, a posto, allora faccio così ragazzi, andate avanti così vi stancate ancora di più. Ciao bel Daytona, ciao! Contenendo micropolveri di particelle di ceramica, il trattamento della Ceramic Power Liquid crea un rivestimento protettivo che, eliminando gli attriti, rende più fluido il movimento delle parti meccaniche. Ceramic Power Liquid, la fonte della giovinezza dei motori. Non abbiamo Max Pezzali, non abbiamo Zucchero, non abbiamo Giovanotti, non abbiamo Ligabue, ma abbiamo Max. Allora Max, com'è gestire tutto questo? Perché lui è la faccia che non si vede sempre, però fa parte di Daytona. Cosa vuol dire gestire tutta questa gente? Insomma, sono tantissimi, io non voglio neanche sapere, ma veramente deve essere tantissimi. Tanta pazienza. E Martina? Compresi noi che con le telecamere andiamo sempre a Lombertine Togne. No, non è vero. Fa piacere che ci siete anche voi, così va visto dappertutto cosa in piccolo riusciamo a fare. Allora, l'importante è, mi raccomando, diciamo così delle regole, intanto che tu anche sei quello delle regole, diciamo delle regole per chi dovesse venire per il prossimo anno, cosa deve portare e come deve trattare, come deve andare, insomma, quando si tratta sulla spiaggia. Deve entrare piano, prima di entrare, deve mettere il 4x4 ridotte, che è una cosa molto, ma molto importante, e alla fin fine deve avere rispetto, non solo di lui, ma anche degli altri. Quindi Max, mi raccomando, ci vediamo Daytona 2017, vai! Via, ci vediamo nel 2017 ragazzi! Allora, si dice, ragazzi vi dico, Daytona Beach, si dice quando è mezzo grande l'uomo, ma quando la ragazza ce l'ha grande il mezzo, come funziona? Intanto ciao! Ciao! Come sta andando? Bene, tutto bene. Allora, mezzo tuo o mezzo suo? No, mezzo suo e si fida di lasciarlo. Beh, bellissima questa cosa, vuol dire che ha una grande fiducia. Sì. Questo si chiama amore oppure deve farti una dichiarazione d'amore? Com'è sta storia? Cioè, deve chiederti la mano? Può essere. Allora, invece tu hai guidato, ti ha fatto guidare o zero? Radar, ovviamente, ma soprattutto... Cioè, ha guidato, cioè, l'ha fatto guidare, però alla fine è lei che guida, è lei che comanda. Ovvio. Cioè, dietro invece lui è tranquillo, sciallo. Cioè lui invece è quello che ha fatto il peso, il contrappeso per quando c'erano le dune. Ok, lui paga la benzina, lui mette il mezzo e tu invece? Guido. Quindi mi raccomando, allora, cintura sempre allacciata, testa sulle spalle e prudenza sempre. Beh, ragazzi, buon Daytona. Ciao belli, ciao! Ragazzi, Daytona Beach. Ma cos'è? Cos'è questo? Sono come una lumachina, mi sposto con la casa. Sì, con la casa, però ho visto che ne fai di danni in giro. Beh, anche quest'anno uno l'ho tirato fuori, perciò ogni anno ne tiro fuori uno. Spero che non mi tirino mai fuori, perché ne serve uno grosso, se no. Intanto allora, A da dove arrivate e B veramente un mezzo, questi qua sono i mezzi anche da deserto, quindi li ho visti veramente dappertutto. Il dialetto mi frega, ma da Castelfranco Veneto. Invece i mezzi, questi qua sono quelli che vanno nel deserto anche, no? Anche, assolutamente sì, e fa anche un gran bel fuoristrada, divertente. Da le origini. Da quanti anni ce li hai? Questo sono 5 anni ormai. Insomma ragazzi, buon divertimento e che dire, fatevi salvare, cioè salvate gli altri. Buona continuazione. Ciao. Grazie mille, buona continuazione. Intanto ragazzi, ciao Borracce, ciao Palette. Oh, bella sfiga. Ragazzi, intanto prima vostra Daytona? No, è il secondo o terzo anno questo. Anche il tuo, uguale. Sì, sì. Fate i gemelli però. Ah, okay. No, ho capito prima però dall'altra parte, quindi non si capiva niente. Allora ragazzi, tu fai la parte di quello che mette i soldi. Esatto. Lui guida, tu metti i soldi. Ci alterniamo. Ok, però fatemi una cosa ragazzi, siamo a Daytona Beach, no? Siete 1, 2, 3, ma... Cioè... Ho capito. Cioè, no. Dove? Cioè, no, dove la... come si chiama la ragazza, insomma? Ragazza.
È a casa, perché non... Fai un appello, vai, dai, salutala e dici: guarda, ti penso tantissimo, ti voglio tanto bene, vai. Guarda, non ti conosco, ma quando ti conoscerò ti mando un grande caro saluto, perché purtroppo adesso... Invece lui è fidanzato? Ah, adesso ho capito tutto, avete capito? Allora, questo è un sport un po' da single, perché insomma, se non era single mi sa che la ragazza non riesce a andare. Ragazzi, buona continuazione, ciao belli. Ciao, mi raccomando, allora, cercasi tre ragazze disponibili, prossimo Daytona Beach. Siamo. Ciao belli. Sono single, che devo fare? Sono single. No, io, loro, sono single. Non c'è due senza tre e il quarto viene da sé. Allora, qua sono due fidanzati e lui è quello che guida. Quindi, allora, quello è quello che paga e voi due invece quelli che stanno agli ospiti. Io ho rotto, non perché... Ah, cioè, prima era la ragazza sua e adesso è tua, no, perché hai detto rotto, no, non ho capito. No, io ho rotto il ponte davanti della Jeep, quindi... Ah, ha rotto il ponte davanti. Per te com'è? Sta andando bene? What? Ecco, what, sì, what in... Parleremo in Treviso. Ah, ok, speak Italia. Ah sì, ok, romana di Roma. No, invece ragazzi, vi sta piacendo? Sì, molto molto bella. Meglio dell'anno scorso. Ci sono delle cose che potevano migliorare, altre che sono cambiate, ma comunque bello. No, seriamente, vero. Ok, lui è serio, gli altri due no. Quindi lei è romana, lui è polacco. Ragazzi, alla fine, che vuoi ti dico? C'ho spicci. Sì, mi raccomando, adesso ti chiedo la mano. Bello. No, mi piace, veramente bello, mi sono sempre... Alla fine chi paga? Chi paga? Certo. I danni alla sua macchina? Certo. Lui? È lui, è sotto di Roma e devo pagare mica io i danni. Non sono di Roma, non si sente, devo far finta, no. Ma secondo me deve essere Trentino Alto Adige. Allora ragazzi, buona giornata e buon Daytona. Ciao belli. Ciao. Lei, ciao. Ciao a chi? Ma chi sta salutando? Ma chi saluta? Ciao belli. Ma chi stava salutando? Anche questo è logicamente detto una beach, cioè la parte diciamo ludica, quella che si stanno divertendo e sono tranquilli, ma c'è anche la parte quella rilassante dove gli uomini e le donne, insomma tutti quanti, vanno a mangiare, bere, si socializzano, insomma forse socializzano moltissimo. Infatti guardate, lui è appena uscito da socializzato. Allora adesso andremo a trovare insomma altre gente, vedremo di intervistare qualcuno per sapere come è andato loro detto una... E Daytona anche questo, insomma, allora l'occhio vuole la sua parte, ragazzi. Intanto, vabbè, occhiale insomma sportivo e tutto di più, perché oggi con questa giornata di sole bisogna sempre stare attenti. Assolutamente sì, bisogna ricordarsi che l'occhio è importantissimo. Non è detto che siccome l'occhiale è una cosa molto semplice, allora bisogna prendere una cosa scadente. Assolutamente no, bisogna sempre stare attenti comunque ai propri occhi, perché la lente fa la differenza. Noi facciamo occhiali made in Italy, sia per gli occhiali da sole che per le nostre mascherine da motocross, che sono il nostro tallone, anzi no, il nostro cavallo di battaglia. Cavallo di battaglia, perché vi ricordo, qui specialmente insomma a Jesolo è importante avere gli occhiali, perché con la sabbia, ragazzi, bisogna stare sempre attenti, perché la sabbia poi entra, voi chiudete gli occhi continuamente e può graffiare. Quindi mi raccomando, attenzione e usate sempre gli occhiali. Facce da Daytona, allora, tua prima volta? No, cioè qua alla Daytona sì. Io sono di Jesolo, so che hanno fatto molte altre feste, però io non sono mai venuta qua. Ti piace? Sì, mi piace il mondo dei motori, sì. Cos'hai guardato? Hai guardato le macchine, hai guardato le moto o hai guardato chi le guidava? No, guardavo, cercavo le Jeep, quelle un po' più... Quelle più grandi? Fighe, sì. Cioè, quindi quelle tipo americane, quelle bombattine? Sì, tipo Dodge Ram e via. Il ragazzo ce l'ha? Sì. Che macchina ce l'ha lui? No, non so neanche la macchina. Allora, il ragazzo, facciamo così, cercasi un automezzo per ragazzo, così può portare in giro con un bel grande mezzo. Sì, esatto, americano. Quindi anche perché sennò prossimo anno questa vola via. Quindi, come si chiama il ragazzo? Mattia. Mattia, ti prego, fai questo sforzo, lo so che dura, però se ci tieni a sta ragazza, insomma, devi fare così. Ok, grazie. Facce da Daytona, allora quanti anni che vieni qua a Daytona? Questo è il decimo anno. Decimo anno, vabbè, tu sei delle zone. Sì, siamo qui vicino, abitiamo qui a Jesolo e veniamo sempre a vedere questa manifestazione bellissima. È una spiaggia qui a Jesolo, una meraviglia, veramente complimenti all'organizzazione. Anche perché lui dovete sapere che ha anche un locale qua dietro.
Sì, 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 abbiamo un locale qui dietro, un pub, birreria. Se volete venire, siamo sempre aperti. Nome? Route 66, pub e grill. Allora, la moglie, io so che c'è una Jeep, ma la moglie mi ha detto che niente, non si può. Non si può, non si può, Poi alla volta, o divorzio o cambio Jeep. Forse che cambia Jeep. Cosa dici? Cambia Jeep, è meglio. Ok. Buon Daytona. Grazie mille, ciao ragazzi, ciao. Allora, avete capito? C'è alla fine, chi comanda? È la moglie. Ragazzi, guarda qua, guarda caso, guarda, abbiamo preso una ragazza a caso, così per vedere com'è questo Daytona. Allora, come sta andando il tuo Daytona? Molto bene, grazie. Beh, mi piace così. Ho visto anche la tua amica che però è già scappata via, perché logicamente ti sta salutando quasi. Tu guardi, allora, ti piacciono i Jeep, ti piacciono i quad, le moto, cosa ti piace? Io preferisco le Jeep. Ma guardi i piloti o le Jeep? Tutti e due. No, attenzione, tutte e due. No, perché adesso mi viene sorgere la domanda, se tu guardi, sei single? Sì. Allora, allora facciamo così, off-road, aprite bene le orecchie, il popolo di off-road, siamo su Sky, quindi aprite bene le orecchie. Allora, di nome, come lo vuoi ragazza, e poi facciamo così, cercasi. Allora, mio nome, io sono Marika. Marika. Il ragazzo lo vorrei, alto, sì, con più o meno come te. Sì, vabbè. Biondo, più o meno come te. Non sono biondo, ok. Con un po' di barba, più o meno come... Più o meno come me, poi... E anche con degli occhiali da sole neri. E un giubbino. Più o meno come me. E un giubbino verde. Sei tu! Ok ragazzi, lascio il microfono. Ciao, ciao! Io sono l'amica della tipa che si è portato via, quello col giubbottino verde. Vediamo se li troviamo. E ecco il luna di miele, ritornati, i nostri piccioncini. Bellissimo, allora, è un paio di mesi ragazzi, un paio di mesi, siamo contenti. Si chiamerà Daytona. Allora, non abbiamo il boss, diciamo che... non abbiamo il presidente, ma di più, cioè lui ha ogni potere, lui quello che dice è legge, cioè io ho il giubbotto e lui me ne che corto col quad. Ragazzi, vi dico solo questo. Allora, come sta andando? Sta andando alla grande, siamo finiti, siamo stanchissimi, però siamo tantissimo felici perché c'è tanto pubblico e questo è quello che ci appaga a noi. Grazie a tutti, compresi anche voi, perché tutti hanno partecipato e mi dà l'impressione di essere una grande famiglia, siamo una grandissima famiglia, la giornata è favolosa. E io non ho più parole. Quello che ci appaga noi è proprio vedere il pubblico e che si diverte. Noi ci piace far divertire la gente. Ci siamo riusciti. Daytona Beach Jesolo 2016. Ci siamo riusciti. Quindi lanciamo per Daytona Beach 2017. Vai, un invito. Non mancheremo. Daytona Beach 2017 ci sarà e sarà ancora più grande. Ho delle novità, ma non le posso dire. Al momento in cui andrà in contratto ve le diremo, ma ci sono grande novità. Vi posso solo anticipare questo. Se ci danno la possibilità di fare quello che abbiamo idea, aumenterà ancora di più e si espanderà ancora come zona. Grande ragazzi, Daytona Beach 2016, e non è solo questo. Per tutto e... Daytona Beach Jesolo, ma insomma Jesolo non vive senza questo evento che viene, nasce, vive da un amici, dagli amici che sono venuti in spiaggia e poi da lì è andato tutto. Adriano, intanto raccontaci un po', quest'anno veramente pazzesco questo evento. Beh, quest'anno sinceramente non siamo contenti, molto di più. Ogni anno cresce di più, crescono le piste, cresce il tracciato, cresce la gente, cresce tutto. Qua è tutta una crescita, cresce anche il sole per fortuna, che siamo baciati anche da qui, il Signore ci benedica. Insomma, abbiamo visto aerei, abbiamo visto moto, abbiamo visto salti freestyle, jeep, insomma il divertimento che poi piace a grandi e piccini, perché anche questa è la realtà. Quanto vuol dire organizzare una volta, ogni volta una macchina, anche perché fuori per arrivare c'è una sbarcata di macchine schierate, insomma, per poter vedere, insomma, tantissime cose da guardare e da notare. Quindi se siete qui a Jesolo, quando vi capita, venite, però quanto è difficile organizzare un evento così? Beh, diciamo che è molto difficile, l'importante è cominciare, perché se non si comincia non si arriva mai. L'importante è provare sempre, si dice, perché almeno posso dire ci ho provato e ci sono riuscito stavolta.
Ah, ricordiamo intanto anche gli amici, intanto sito web e Facebook, così subito posso andare a vedere le news, vedere per il prossimo anno, perché ormai questa è di domenica, infatti, in fondo, però per il prossimo anno dove si può andare a vedere? Beh, abbiamo il nostro sito www.thebadbrothers.com o sulla pagina Facebook The Bad Brothers, gruppo pubblico. Adriano, intanto veramente buon lavoro e al prossimo anno. Vi ringrazio a tutti e seguiteci, vi aspettiamo il prossimo anno. Mi raccomando, ha fatto il gesto, ragazzi, vi ha sfidato, al prossimo anno, Daytona Beach, Jesolo.